Ciao a tutti i miei canali e bentornati a questo nuovo video. Sono qui oggi per portarvi un video che mi sono inventata e che spero venga bene come voglio, ma sicuramente sarà molto molto interessante. Allora, il video in questione è in sostanza un test, un quiz sulla mia memoria per quanto riguarda i cavalli e le date, diciamo. Infatti non so se lo sapete, ma la mia memoria fa schifo, veramente schifo, non mi ricordo mai niente. Infatti ho sempre tutte le cose scritte dappertutto, però devo dire che coi cavalli sono brava, che coi cavalli mi ricordo abbastanza le cose, anche cose che non sono così fondamentali da ricordare, di solito me le ricordo. Quindi cosa ho fatto? Vi ho chiesto su Instagram di mandarmi degli screen presi da dei percorsi in gara che avete preso da dei miei vlog in concorso, e gli screen devono essere proprio del percorso che stavo facendo in gara. Io ho scelto un bel po' di foto, vi ho messo prima quelle di Domino e poi quelle di Isterica. Quelle di Domino sicuramente sono più difficili perché non devo andare più indietro negli anni nel mio cervello, quindi vedremo cosa riesco a fare. Cercherò di dirvi, vabbè, sicuramente il posto in cui era il concorso, la data più o meno cercherò, sicuramente la categoria e che errori ho fatto in quella gara o com'era andata. Vediamo cosa riesco a fare. Poi in post produzione, mentre edito, metterò i punteggi, vedremo cosa ho fatto giusto e vedremo un po'. Mi raccomando, fatemi sapere giù nei commenti se a voi vengono in mente i concorsi, i video, vi ricordate tante cose quanto me? Non penso, nel senso che non penso, però magari di alcuni vedendo lo screen vi torna in mente. Sono molto curiosa di vedere come vedrà questo video, direi che possiamo cominciare. Allora, la prima foto è appunto questa. Intanto eravamo a Manerbio nel Campo Grande. Era il progetto sport ed era, secondo me, intorno a metà marzo. Questo era il primo giorno perché era di stile e questa gara è andata un disastro, sia questo giorno che il giorno dopo. Ho fatto eliminato con uno stop sul 2 e sul 9, mi pare. Però la data precisa, secondo me, era circa metà, però non mi ricordo. Poi abbiamo questa qua, che è sempre progetto sport, a Etrea. Questa è la sola data, 15 e 16 settembre 2018. Questo era il 16 perché era il secondo giorno, era barrage consecutivo. Quest'oxer era bello grosso ed era dopo una tavolina con le palme, me lo ricordo. E sono arrivata alla fine del giro base con 0, che avevo un fiatone assurdo. E poi dopo tipo mezzo secondo è partita la campanella per il barrage e ho fatto una barriera al barrage sul salto con le farfalle. E comunque ero stra felice perché il giorno prima avevo preso la firma, quindi felicissima. Poi abbiamo questa qua, che è di dicembre. Il concorso era 21, 22, 23 dicembre 2018. Trucazzano, campo dentro. Su questo salto ho fatto una barriera. Questo era il sabato, era una 15. Forse era fasi. Sì, era fasi e non sono arrivata in seconda fase perché ho fatto la barriera sul 6. Avevo fatto anche uno stop, tra l'altro, su tipo il 3. Poi abbiamo questa, che è del... è dell'ultimo concorso che ho fatto con Domino. Però questo era il sabato, era una 15 a fasi, a Vermezzo. Era febbraio 2019, direi tipo 8-9-10 febbraio. E ho fatto 0 in prima fase, poi una barriera sull'ultimo salto. Però ero felicissima, c'era andata veramente bene questa gara. Poi abbiamo questa. Questo era l'ultimo salto della prima fase, ma era l'ultimo anche della seconda, quindi non so dove si è preso lo screen. Questo concorso era andato spettacolare. Questa gara era arrivata prima ed era il sabato, ed era successo un casino perché io ho fatto lo 0 in prima fase, la giuria mi aveva suonato la campana come se avessi sbagliato, quindi io mi ero fermata un po' tipo In realtà avevo fatto 0, quindi poi ho dovuto rifare quello, ho fatto la seconda fase, sono arrivata prima ed ero felicissima. E quel weekend avevo fatto terza, prima, terza, ero, vi giuro, weekend assurdo, ed era novembre, non saprei la data, in metà novembre. Poi abbiamo questo, che appunto quel progetto sport in cui il sabato avevo fatto lo stile che avevo preso. Qua stavo volando, dopo questo salto mi stavo per ammazzare perché avevo la tartaruga e la, vi giuro, ero immobilizzata praticamente, non riuscivo a muovermi, infatti sono su come una pera cotta, e ho fatto 0 e ho preso la firma, ed era quindi metà settembre. Poi abbiamo questa. Questa è vecchia, questa è presa dal mio primo vlog in concorso di salto sul mio canale, ed è a Vermezzo. Questa era una 15. Sono indecisa se... sì, se era il sabato, secondo me. Sono un po' indecisa su questo, non so se era il sabato o la domenica. Comunque era 9-10-11 febbraio 2018. Avevo fatto 0. Se era il sabato eravamo arrivati quinti, se
sarà la domenica secondi, non mi ricordo che giorno è questa. Poi abbiamo questa difficilissima. Allora, perché non si vedono i salti? Però era il primo giorno, quindi 23 dicembre 2018, Trucazzano campo dentro. Mi sa che era fasi, potrebbe essere o la 10 o la 15, perché quel giorno l'avevo fatta entrambe. Era tra l'1 e il 2 intanto, perché l'1 era quello giallo e il 2 era quello rosa. Sarà la 15, la 10, non lo so. Poi abbiamo questa, 27 giugno 2018, Malaspina, campo fuori, e secondo me era la 100. E ho fatto 0 podio, o secondi o terzi, perché poi nella 10 che ho fatto lo stesso giorno, o secondi o terzi, non mi ricordo. Poi abbiamo questa, Trucazzano, campo fuori grande, era di stile. Allora, nella 10 ho fatto uno stop su questo salto, quindi potrebbe essere o la 10 o la 15, erano tutte e due di stile. Comunque quel giorno nella 10 non avevo preso la firma per lo stop, invece nella 15 l'avevo presa. Ah, ed era ottobre, potrei dire 28. No, 21 ottobre 2018, sono quasi certa. Poi abbiamo questa che è, allora, Etrea, progetto sport, campo grande, metà aprile, tipo 15-16, questa direi che è il 16, non è il giorno di stile, abbiamo fatto eliminato, andava come un pazzo, questo giorno andava veramente come un pazzo, non sapevo come andare più piano. Poi abbiamo questa che è Gorla campo piccolo, questo è venerdì ed era una 10, era fasi, avevo fatto barriera, nel senso che col piede avevo preso il piliere, quindi la barriera era caduta. Se vedete sono girata che sto guardando se la barriera era caduta, cioè io illusa pensavo che dopo aver spostato col piede il piliere la barriera non fosse caduta, e quindi sì, una barriera era fasi. Questo giorno avevo montato malino, cioè da quel salto che era andata male, poi anche la gabbia che era l'ultima della prima fase avevo montato male. In preparazione ai campionati italiani 2018, quindi era 31 agosto 1-2 settembre, quindi sarà venerdì 31 agosto, sono quasi certa. Poi abbiamo questa che è il giorno dopo, quindi sempre a Gorla e tutto, quindi è il 1 settembre, era sempre la 10, perché la 10 il giorno prima non era andata bene, avevo fatto 0 ma aveva cercato di scartarmi sia sul 5 che sul 10, questa era probabilmente il 3, e non so quanto ero arrivata in classifica. Poi abbiamo questa, qui sembra, non sembra che non so montare, cioè so, ho le braccia così, ma giuro che era l'ultimo, cioè è l'unica scusa che posso avere. E 3 a campo piccolo, maggio, tipo 19-20-21 azzarderei, questa direi che essendo a fasi sarà stato il sabato, direi la 100, non l'ho detto 2018, e avevo fatto 0, terza forse, o quarta, una cosa del genere. E ora cominciano le foto con isterica. Allora, questa è la prima ed è il nostro secondo concorso, 21 aprile 2019, era Pasqua tra l'altro, questa era la 100 secondo me, perché non mi sembra gigante questo salto, o forse nella 100 avevo fatto 0 e nella 10 la barriera. Forse nella 10 avevo fatto la barriera e nella 100 era andata bene. Sì, secondo me la 100 era andata bene. Invece la 10, che era il percorso, era uguale. Nel salto dopo questo avevo fatto la barriera. E nella 100 ero arrivata quinta. Poi abbiamo questo, che è il penultimo concorso che ho fatto prima della quarantena con isterica. Ginestri campo dentro. Era la 20 del venerdì. 00, che era fasi. Quinte. Febbraio 2019. Questo dovrei sapere la data visto che era recente, ma 8, 9, 10 o 9, 10, 11 febbraio. Poi abbiamo questo, che è l'ultimo concorso del 2019. Era dicembre, oserei dire 15, 16, 17 o 14, 15, 16 dicembre 2019, questo era il secondo giorno, era la 20, era di precisione perché erano i campionati regionali invernali per mezzo campo dentro, non se l'ho già detto, e questo era il primo salto, in teoria è una 20 ma è una casa in realtà, e dopo questo ho fatto il macello. Questa gara ho fatto credo 3 barriere. Complimenti per mille. Poi abbiamo questa, che è l'ultimo concorso con isterica prima della quarantena, era 6-7-8 marzo, sì. Questo era il sabato, la 20 del sabato, era a fasi, c'erano due gabbie, me lo ricordo. Questo era il numero 3, è un bellissimo, si era saltato veramente bene, brava isterica. E abbiamo fatto quinte, anche qua, 0-0 quinte. Poi abbiamo questa, io rido perché dopo questo salto, il salto dopo, mi sono letteralmente ammazzata, pensavo di cadere e morire letteralmente. Questa era una 15 a Etria, che avevamo fatto in preparazione agli italiani, era agosto, sarà stato 23-24-25 azzardo. Questo era il terz'ultimo salto della prima fase, avevo fatto barriera sull'1 tra l'altro stra a caso, cioè avevo fatto un po' così. Il punto è che poi avendola presa poi si è messa a saltare per aria tutti i salti e pensavo di morire. Appunto questo salto l'ho preso anche con una bella distanza, un po' comoda, peccato che poi nella linea non ho ripreso molto e mi ha lanciato. Brava! Poi abbiamo questo, era 6-7-8 ottobre 2019 a Tortona, campo grande. Questo era il sabato,
Non sono sicura che giorno fosse. Era la 15, ho fatto la 15 tutti e tre i giorni, quindi facile. 15, non mi è arrivato tanto questo percorso. Era a tempo, secondo me. E cosa avrò fatto? Boh, avrò fatto una o due barriere. Una, sull'ultimo. Non sono così sicura, questa non me lo ricordo tanto. Poi abbiamo questa, che è dei campionati regionali a giugno. Era 15-16 giugno, una cosa del genere. Questo era il primo giorno e avevo fatto una barriera su una barriera inutile a caso, è scesa proprio caduta così, se no facevo zero. Avevo anche montato bene questo giro, ero felice, erano 10 salti e non lo so cosa è successo. E basta, ho finito le foto. Spero di essere andata bene, ma direi abbastanza. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se lasciate un pregione su, fatti sapere giù nei commenti secondo voi quanto sono stata brava. Poi vabbè, avrò messo punteggi, cose varie, quindi avremo diciamo un punteggio di quanto sono stata brava. Però fatemi sapere se anche voi vi ricordate così tanto le date, come sono andate le gare. Io a volte mi ricordo anche i percorsi, cioè non lo so, me ne ricordo proprio tanto le cose dei cavalli. Alla fine è una cosa che mi piace tantissimo, soprattutto perché poi a me piace un sacco le cose delle date, tipo i compleanni, non so, quando passano 2 anni da quando avete un cavallo, sono cose che a me piace tantissimo festeggiare, diciamo, o comunque ricordare. Quindi niente, io sono un po' ossessionata dalle date. Poi questo, giuro, il concorso non lo faccio apposta a ricordarmi le date, nel senso che rimangono qua e boh. Poi anche cosa faccio in gara più o meno me lo ricordo. Ricordate di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto, e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!